Ecco qua, ciao a tutti, chi mi conosce, ecco, diciamo, chi sei, nessuno lo sa, però vabbè, io lo dico lo stesso, per chi mi conosce sa che ogni tanto io leggo, di quando in quando leggo qualche libro e adesso ho deciso di cominciare a fare delle recensioni totalmente personali, quindi non me ne può fregare di meno a voi, però io lo dico lo stesso, vi faccio sapere cosa penso di quello che sto leggendo. E ho appena concluso questo bellissimo romanzo romantico di David Nichols, Un giorno, un romanzo che parla di questi due ragazzi che si amano follemente e perdutamente, si rincorrono per più di 20 anni fino poi finalmente allo stare insieme. È una storia molto interessante, è un racconto che vi porterà via dal sorriso fino a una lacrima. A me personalmente mi ha tenuto molta compagnia. È un romanzo che quando è finito, ti concede il lusso di chiudere il libro e fantasticare un po' con, il racconto. È un romanzo che ti, mette la voglia di riflettere su quello che stai leggendo. È un romanzo romantico, ma non vi fate ingannare perché è veramente molto travolgente. Come potete vedere, l'ho pagato due soldi, quindi è un romanzo che vale molto di più di quello che c'è scritto qui. Lui è uno scrittore molto interessante, usa un linguaggio forbito ma non troppo impegnativo, quindi basta solo volerlo leggere. È un romanzo che per chi si affaccia alla lettura forse all'inizio risulta un po' pesante, no, un po' duro, ecco, forse un po' duro all'inizio, i primi capitoli o le prime pagine, però poi alla fine scorre e vale la pena di leggerlo. Come ho già detto, è un romanzo che vi lascia un po' quel tipo il caffè, tipo un buon caffè, che quando l'hai bevuto alla fine ti rimane in bocca quel buon sapore e non lo vuoi rovinare con magari qualcos'altro, quindi una caramella. Questo è un romanzo che fa più o meno la stessa cosa, perciò il mio consiglio è leggerlo, il mio voto è 4 stelle, 4 su 5, non è male, però non 5 perché per il libro, per la trama, per lo svolgimento e la conclusione, per il mio gusto personale, io l'avrei dato 5 stelle con un finale diverso. È un romanzo tormentato, non ve lo nascondo, però se siete dei romantici e dei nostalgici è il romanzo che fa per voi. Quindi vi ripeto il titolo, Un giorno di David Nichols, leggetelo e magari se vi va fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo, vabbè, non fate caso al mio abbigliamento perché sto male, quindi ho il pigiamone di paille addosso. Vi saluto, vi ringrazio e niente, alla prossima lettura. Ciao ragazzi!